Salve a tutti le balle! Vi ricorderete già dei vetusti e mai troppo dimenticati tempi di lotta di classe e di come imberbemente io sia andato a finire il video dicendo: ma chissà se esistono altri giochi di questa fantomatica catena di giochi socioculturali Mondadori. Anzi, catena, biblioteca, qua addirittura viene detta, come fossero dei romanzi. Ebbene sì, qua di fianco a me c'è uno di questi, il terzo per precisione, giusto per tenerci il brivido finale di sapere che ce n'è un altro, numero due, che fortunatamente ancora non è passato sotto le nostre grinfie. Quindi immaginate voi i grandiosi luminari che già davano una rappresentazione così perfetta e poco stereotipata di parte della politica con un gioco come Lotta di Classe, cosa possono andare a inventare per parlare dell'amore. Insomma, di qualcosa di alto, di qualcosa di profondo. Che fine andrà a fare? Andrà a fare questa fine. Innamoramento e amore. Il gioco della coppia, ci viene detto anche qua sopra. E poi, ispirato a un saggio di Alberoni, illustrato è... illustrato. Forse l'unica cosa positiva che noterete subito è il fatto che tutto il gioco è interamente disegnato da Guido Crepax, insomma, non certo il primo venuto. Infatti le illustrazioni sono veramente curatissime, belle e d'impatto. Che poi quindi chissà quanti denari avranno speso solo per far fare tutte le illustrazioni di gioco della copertina alle carte al tabellone a uno come Crepax. E sinceramente, fossi stato in Crepax, di soldi ne avrei chiesti veramente un bel po' per essere associato a una cioffecoseria simile. Ma non perdiamoci subito d'animo, siamo solo all'inizio. Afferratevi alle gonadi. Sigla! Secondo la consueta scaletta dovrei cominciare ora dai materiali di gioco, ma sinceramente mi vedo costretto a iniziare a farvi vedere un pochino più da vicino questa scatola, perché rappresenta un po' tutte le fasi già dell'amore. A parte i due che si incontrano e uniscono insieme le loro mani, che è molto poetico. Vediamo poi la donna che rifugge e che dovremmo cercare di conquistare. Poi ci si avvicina piano con un tono, non lo so, come se probabilmente stesse cercando di toccarci il volto per capire chi siamo, poiché non vedente. Dopodiché improvvisamente una crisi, si crea una macchia di umidità tra la coppia che li costringe al divorzio e dopodiché arriva Don Abbondio vestito da morte a porre fine a tutto. E probabilmente porre fine alla vostra vita non appena avrete finito una di queste partite e avrete capito che in fondo non c'è motivo per cui provare più amore nella vita. Allora, io so quanti di voi mi accusino spesso di prolissità eccessiva nell'andare a spiegare le nefandezze di un gioco da tavolo, ma veramente qua c'è un imbarazzo della scelta incredibile. Non so cosa iniziare a insultare prima per Diana, se partire dai materiali, le carte, il regolamento o addirittura lo scopo del gioco. È una cosa che non ha un motivo, quindi se questo video durerà probabilmente 6 ore e 40, la colpa non è mia, è sua, non è da solo a darmi tutti questi agganci, porca zozza. Ma partiamo. Avrete forse notato che mi sono spostato su un tavolone più grosso, quello che è praticamente utilizzato quasi solo per i Re Leoni o per i giochi di carte. Questo perché ho bisogno di spazialità. E perché ho bisogno di spazialità? Perché la prima cosa che vi faccio vedere è il tabellone di gioco. Il tabellone può essere descritto solo in un modo, e cioè... ridicolmente enorme! Ma cos'è un bersaglio regolamentare olimpico per il tiro con l'arco? Ma dai, ma devi fare per forza un tabellone così spocchiosamente gigantropico per il tuo gioco delle balle dove giri in tondo? Partiamo già bene! Interessante poi, e per interessante intendo gran cagata di Buffalo Mare in mano,
il fatto che i materiali di gioco sono scritti in un modo molto particolare all'interno del regolamento. Sapete, in quel classico spazio prima delle regole del gioco vere e proprie, in cui sono definiti tutti i vari materiali che possiamo trovare nella scatola. Ecco, l'aver aperto per la prima volta la scatola con aperte le regole, una volta portato il gioco a casa dopo l'acquisto, mi ha lasciato a un momento di... Gioia pausa lanciulame. Questo dovuto all'idea veramente geniale di scrivere i materiali di gioco nel regolamento in un modo diverso rispetto a come si chiamano le carte e gli altri materiali all'interno del tabellone o dei materiali stessi. Infatti qua, ad esempio, ci dice che ci sono 3 dadi numerici e ci sono 3 dadi da 6 verdi, ok? Che ci sono 8 segnalini cubici e avrei dovuto capire che si trattava dei dadi, perché qua i segnalini di gioco sono ulteriori dadi, come vedremo. Abbiamo poi una tavola di gioco, e effettivamente sì, è un tavolo dell'IKEA 13x9. Abbiamo poi 4 carte innamoramento, che erano quelle definite come carte risposta. Questo perché le copiamo girandole. Infatti abbiamo da una parte una donna che dice sì e si avvicina a braccio aperte, e una donna che se ne va con un no. Stesso discorso per un omino che dice sì e col no se ne tela. Abbiamo dunque 40 carte delle affinità, come potete già vedere dal mazzo, no? Le carte d'affinità! E poi 40 carte eventi. Questo dimostra il bipolarismo di chi ha inventato questo gioco, perché queste sono effettivamente invece eventi. Momento medievaleggiante poi con le carte di sfida. 4 carte rosse e 4 carte nere perfettamente uguali a parte i colori detti, e che dietro hanno dei simboli un po' particolari. Un tizio, un militare, la Venere che esce dalla spuma del mare, Narciso che si specchia dentro al fiume e una sorta di giara con preziosità varie, una collana, insomma robe preziose per far preziosità. Per chiudere abbiamo poi i 36 frammenti, che non sono nient'altro che un altro mazzo di carte, e questo fortunatamente segnato come frammenti, era ritornato un attimo lucido, e poi 300 punti d'amore. Come saranno questi 300 punti d'amore? Boh, dei token, degli altri cubettini, delle cosine? No, sono questi. Dei soldoni, esattamente come erano i vantaggi di lotta di classe, nei colori giallo-rosa e azzurro moscio. Prendendo poi il regolamento ci rendiamo subito conto di come questo non parta improvvisamente, secco e spedito, con le spiegazioni di come ci si muove, come si vinca, eccetera eccetera. No. Qua siamo di fronte a un altro momento di esaltazione personale stile Prison Break il gioco. Infatti le regole si aprono con una presentazione da parte dell'autore, che ci dice: ci sono innumerevoli giochi di guerra e giochi di ricchezza, perché gli esseri umani desiderano il potere e il denaro. Beh, in effetti è vero. I giochi infatti sono mossi dalle grandi passioni. Ah sì? E dietro Operazione Trionfo che passione c'era? Quella per... Ma anche l'amore è una passione, anzi, è la più... grande di tutte, no, è la più sottile di tutte, quella che sta sempre dietro le altre, la meno detta ma la più presente. Ma cosa vuol dire? Che quindi mi dovrei vergognare se sono innamorato piuttosto che le passioni precedenti? Cioè guerra, reghezza, sporcizie, schifezze varie vanno bene, invece dell'amore ho sempre un po' di ritegno. Cioè, oh Ciccio, ma sarei mica innamorato? No, no, sto bombardando Marrakesh mentre mi faccio una pera, però non ti dirò mai che sto provando amore verso qualcuno. A cosa servono infatti le ricchezze e il potere se non puoi essere amato, svolta Dickens? A cosa serve la gloria se l'unica persona al mondo che ti interessa, l'unica per cui tu hai conquistato la gloria, non ricambia il tuo amore? Cioè, io ho cercato la ricchezza e il potere per una donna, perché mi ami, perché ho cercato per lei la ricchezza e il potere per me stesso. Ma come potete pensare a una cosa del genere? E sono le prime righe di regolamento. Qua probabilmente rischierò la 5 per la fine di questa recensione, ma non posso incarognarmi già così subito. Anche sull'amore si poteva perciò costruire un gioco. A questo punto ne ho una voglia di vedere cosa avete fatto. Nessuno l'ha mai fatto finora, perché l'amore mi ha considerato ora troppo sublime, ora troppo insignificante.
A. Di fronte al sublime, come trovare delle regole? È come, non so, Dante che vede Dio alla fine del paradiso, non puoi fare un gioco. Di fronte all'insignificante, perché cercarle, che non serve a niente? In realtà il sublime e l'insignificante sono solo l'interno e l'esterno dell'amore. Chi è innamorato vive un'esperienza sublime, chi non è innamorato e lo osserva con indifferenza trova tutto insignificante. L'amore è però unico, una forza trasformativa che può essere compresa e descritta purché se ne rispettino le regole interne, purché si usi il linguaggio appropriato, tipo il parlare con i rutti. L'amore è la più intima, nascosta, l'abbiamo già capito, indicibile delle passioni umane, però è anche una sfida esistenziale e sociale, un rischio, una lotta, una serie di prove dove occorre fortuna e intelligenza. L'amore perciò è un gioco. Forse anzi è il gioco per eccellenza, perché ancor più che della guerra e degli affari si scontrano con forza uguale la volontà e il destino. Noi siamo portati da un impulso interiore, da una necessità a cui potremmo dire di no, ma non lo facciamo, a giocare tutto su una sola persona. Quando ci innamoriamo non sappiamo nulla del nostro amato, non sappiamo chi è, non sappiamo se ci ricambierà, non sappiamo neppure se lo amiamo veramente. Ma allora perché stiamo amando questa persona? Ma probabilmente perché eravamo ubriachi in un bar e ce l'ha adescato. L'innamoramento che ci si impone come qualcosa di incredibile e ci trascina nell'avventura dell'estasi e del tormento. L'amore è perciò destino, tra l'altro in minuscolo. Ma eppure siamo noi stessi che andiamo alla ricerca dell'amore. Oppure che lo sfuggiamo, e porca di una miseria, poi quello prolisso sono io! Ma prima di iniziare a vedere le regole, c'è ancora un ultimo capoverso che è interessante perché ha un senso sul piano delle regole stesse, e cioè che secondo quest'uomo la rappresentazione migliore dell'amore è cosa? La poesia, quindi la lirica trovadorica? Siamo lì. Tutto sta nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, e sarà proprio l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che si denudava per amore e correva psicopaticamente per i boschi, a essere la chiave per la vittoria del gioco. Ora, questo dovrebbe essere un gioco per le coppie, per riuscire a creare, non so, un'atmosfera un po' simpatica, anche frizzante, con qualche piccantezza di qua e di là tra giovani amici singoli accoppiati che vogliono fare una partita una sera assieme. Ma questo è un gioco per gli ottantenni che si fappano sui libri di Pity Grilli. Ora dunque proviamo a vedere per una volta come la vera e propria base di gioco possa complicarsi senza alcun tipo di ragione o di motivo solo per infilare tutti questi dettami che abbiamo visto precedentemente. Quindi facciamo così, ora vi descrivo nella maniera più semplice e banale possibile le regole basiche, quelle con le quali si poteva avere un giochino stupido, però pur sempre un gioco senza l'infamia e senza la lode, più con l'infamia forse che con la lode, ma pur sempre qualcosa di non raccapricciante, non terrificante, innocuo. E come questo invece si vada poi a sviluppare nella tragedia. Prima di avvicinarci al tabellone, ricordiamoci però che a innamoramento e amore possono partecipare entrambi i sessi. Non è necessario che il numero dei partecipanti sia pari e non si richiede che i giocatori debbano corrispondere esattamente a un numero di coppie, possono anche essere dispari, insomma. Il gioco considera l'eventualità della solitudine e non esclude l'accoppiamento anche tra giocatori dello stesso sesso, rispettando quelle che nella società reale costituiscono tutte le possibili situazioni e convivenze. Cavolo, però mi sta parlando improvvisamente di convivenze, di omosessualità accettata senza problemi. Ma allora è veramente bipolare questo tipo? Il gioco in strabreve. Prima di tutto ogni giocatore sceglie una pedina tra quelle dei dadi che abbiamo precedentemente visto, dalla parte del numerino. E ricordatevelo il vostro numero, ricordatevelo, dannazione! Poi capirete. Posizionate dunque la vostra pedina, dado, quello che è, sulla casella di partenza, uomini, se siete uomini, e donne, se siete donne. Sì, al contrario, ma avete capito. Dovremmo dunque percorrere, scusate la ripresa sia un po' altalenante, ma l'unico modo che ho per riprendere sta bestia di tabellone e tenere in pratica il treppiede della telecamera come se stessi cercando di farmi un selfie col bastone, tenendo il bastone sopra le balle. Ah, dovrete cercare di... Ah, pass...
Dovrete cercare di percorrere questo tabellone circolare in senso orario, mal di mare, per raccogliere le carte dei frammenti. Che sono frammenti di che? Sono frammenti proprio dell'Orlando Furioso. Infatti, con le parole contenute in queste carte potremo realizzare delle quartine. Abbiamo trovommi del ver, o disarmato, o abbiamo dolci porte, e qua i doppi sensi, amore, più semplicemente la base del gioco, sapprende, ho letto sapende, per quello ho controllato, la donna mia. Lo scopo del gioco sta proprio nel cercare di chiudere una frase sensata dell'Orlando Furioso utilizzando le parole contenute in queste carte. Alcune parole come la donna mia, amore, quelle un pochino più generiche, possono essere usate anche per più di una combinazione. È il primo giocatore che crea questa combinazione ha vinto. Tutto qua. E come si ottengono queste carte? A caso, non vi faccio neanche vedere di nuovo il tabellone perché si trovano a caso. Tiro i dadi, leggo quello che c'è sulla casella, su qualcuna c'è scritto prendi un frammento, ogni tanto ci sono le carte eventi di qui sopra che servono per far capitare cose positive o meno, ritira, stai fermo un turno, gira, grattati i marroni, eccetera eccetera, e appunto anche prendi un frammento o ruba un frammento e tutte le altre cose basiche che possiamo trovare in qualsiasi gioco da tavolo basico e basilare. Agli angoli poi del tabellone troviamo questa interessante tabella riassuntiva che ci fa vedere quali sono le varie combinazioni possibili per vincere poeticamente la partita e anche le proporzioni diverse dei vari frammenti, tanto che alcuni frammenti, ci viene detto, verranno inseriti solamente se si gioca in 7 o 8 giocatori, rendendo così la partita un po' più varia e un po' più articolata nel suo piccolo. Incredibile ma vero, ma sembra vedersi un barlume di sensataggine, infatti cancelliamola immediatamente e andiamo a vedere invece cosa ha pensato il nostro autore del gioco per quello che riguardava la partita in sé. Quando si arriva a 2 ore di gioco, il giocatore a vincere sarà colui che avrà accumulato il maggior numero di punti, cioè di classici vantaggi, un po' come era per lotta di classe. E questi non si possono trovare solo, come per i frammenti, con le carte degli eventi o girando a caso sul tabellone, ma anche attraversando i percorsi radiali, quelli che avevamo visto dall'alto del tabellone. E in questo caso i 3 percorsi sono dei 3 colori, infatti, uno mi farà prendere più punti blu, uno più punti rosa e uno più punti giallo cacchetta. E qua apparentemente va a chiudersi il gioco. Insomma, abbiamo il classico giochino da supermercato di sottomarca da far giocare ai bambini per far tirare i dadi e far muovere un po' di pedine e raccogliere un po' di roba. Tutto lì. Ma non lo metterei neanche così tanto su un piano di gioco da fare appunto con gli amici per spiegare che cos'è l'amore e come funziona l'amore. Tiro e guardo quello che mi è successo, esattamente come un gioco dell'oca un po' più complicato e tondo invece che come un percorso. Tutto qua. Dunque, come si potevano inserire le classiche elucubrazioni mentali e possibilità di parlare di questi altri argomenti? Lo vediamo ora, ma passo per passo. E per il primo passo bisogna ritornare a parlare dei punti. Infatti volutamente li ho tenuti coperti. Cosa sono mai questi 3 metodi di prendere punti? Perché devono esserci 3 colori quando potevano essere tutti vantaggi? Già bene che non abbiano messo anche le penalità con i punti negativi inutili come in lotta di classe, però perché per banfare che potevano essere 3 tipi? No, non sono 3 tipi a caso, ma sono le 3 fondamenta dell'amore. Quindi probabilmente sarà qualcosa del tipo la simpatia, l'amicizia, l'attrazione reciproca, la stima, il rispetto, l'avere interessi in comune, il voler essere una cosa sola, una certa energia, una certa affinità mentis tra le persone. Ma che scherziamo? I 3 punti saranno la ricchezza, il fascino e il potere. E quindi tu, gioco, che vuoi essere il baluardo dell'amore, vuoi farmi capire come prima cosa che tutto l'amore in realtà si basa su quanto sei potente, quanto c'hai soldi e quanto sei figo? Ma questa non è la concezione dell'amore del Ludovico Reiosto, questa è la concezione dell'amore
ad Arcore, probabilmente. Ma questo a voi non interessa, giocatori più accaniti. Voi volete infilare le mani rugose dentro alle regole schifose. E allora ecco qua pronta una regola schifosa. All'inizio del gioco tutti i giocatori devono segnare su un foglio di carta, che poi terranno nascosto, una di queste tre ciofecate. E alla fine di tutta la partita, quando si andranno a contare punti, se si arriva a contare punti, quindi due volte su tre, perché voglio vedere quante volte riuscite a fare ste cacchio di combinazioni di pezzi lirici e verbali, quei particolari vantaggi e punti che avete raccolto di quella caratteristica che avete scelto a inizio partita vi daranno il doppio. Quindi a che cacchio serve tenere nascosto sto foglietto? Ovvio che se io continuerò a fare il percorso radiale della ricchezza è perché voglio cercare di fare punti ricchezza, perché ho quello a dire raddoppio. Mi sembra una cosa abbastanza logica e sensata. Perché non devo far vedere agli altri quello che ho scelto? Perché posso depistare. Ma se depisto perdo! E allora non dovrei neanche depistare, non dovrei neanche provare a prendere meno vantaggi, che poi continuo a chiamare vantaggi perché sono fatti della stessa carta, ma meno punti di una certa categoria, se quella categoria mi dà solo un punto e l'altra me ne dà due. È la logica, santo Dio, è logica! Ma poi avrete visto sicuramente che i dadi, non quelli di gioco, i dadi pedina, qua bisogna specificare, avevano anche altre facce, oltre ai numeri, ed è tutto lì anche il pastone di questo gioco raccapricciante. Infatti, com'è possibile che due giocatori arrivino a giocare assieme tramite i processi di innamoramento? E come inizia un innamoramento o un percorso di vita in coppia, se non con il corteggiamento? Provo pena e vergogna per me stesso per ciò che sto per dire, ma vabbè. Tutte le volte, questo l'avevo scordato, che noi dobbiamo tirare al nostro turno, possiamo scegliere se tirare solo un dado, o due dadi, o tre dadi, a seconda di quanto più o meno vogliamo muoverci, poi ovviamente sarà dato dal caso, però abbiamo una certa proporzione. Mettiamo quindi che io mi trovi qua come 4 e voglio cercare di finire nella casella dove c'è il 6, bene. Posso anche non tirare, perché posso decidere nel corso del mio spostamento, perdono, dovrei essere di qua, ero senso orario, perdonatemi, posso decidere di non utilizzare tutti i punti del dado, dei dadi che ho realizzato, per fermarmi sulla casella dove c'è un giocatore del sesso opposto. In questo caso posso provare a corteggiare quel giocatore, ovvero cercare di far sì che egli venga a giocare dalla mia parte e si arrivi insieme a vincere, unendo le proprie riserve di frammenti. Insomma, famo a capisse, è un po' il discorso delle classi minori di lotta di classe, cioè dei giocatori possono finire la partita alleati con altri per vincere insieme contro ad altri, sempre legati tra di loro o singolarmente in questo caso. Però il tutto è fatto in maniera un po' più umana, infatti è una strategia stessa del giocatore decidere di voler fare questa azione oppure no, per cercare di vincere magari insieme a un giocatore dell'altro sesso che ha più frammenti rispetto che lui. In questo caso la collaborazione può avere un senso per riuscire ad arrivare alla vittoria di tutti e due. Ovvio che se uno vuole vincere da solo invece perché è egoista e voglio far tutto da me, avrà meno probabilità di riuscire in quel grado di vittoria. Ricordiamoci sempre che c'è il discorso dei punti poc'anzi detto, che manda un po' tutto al macero. Ma comunque, qua è già interessante notare due faccende. Il gioco era così tanto aperto genericamente all'omosessualismo, invece qua abbiamo una regola che va completamente controcorrente. Infatti il regolamento precisamente ci dice: per dare inizio all'innamoramento, il giocatore deve entrare con il suo segnalino nella casella occupata da un giocatore del sesso opposto. Quindi vuol dire che il gioco è più difficile se sei omosessuale? Non pensavo veramente che sarei riuscito mai a dire una cosa del genere in una puntata. E anzi, viene detto, i giocatori che detengono la carta Saffo, o quella del Garufano Verde, o il Jolly, possono innamorarsi di altri giocatori del proprio sesso. Questo tipo di rapporto, tuttavia, non si trasforma mai in matrimonio, ma è per tutto il resto identico a quelli normali. Grazie, avete avuto il buon gusto di mettere virgolette mbiane sul normali.
Perché? Perché invece loro devono utilizzare delle carte particolari? Perché non è così facile per loro? Non sto riesco a trovare il quadro della situazione. Ma se effettivamente per voi è una cosa normale, perché poi tutti quanti quei tipi di rapporti sono uguali, perché poi vai a contraddirlo come regole? Effettivamente sei uno yin e yang continuo mentale in cui dici: ho in mente questa cosa bella, no, facciamola come se fosse uno schifo, no ma facciamola così, perché rimane in modo molto elegante e quindi in quel modo il giocatore ha una strategia buona, però per mettere in campo deve saltare su un piede solo bendato mentre gli altri gli tirano le asciugamani bagnate addosso. Siamo su questo piano di psicopatia. Una volta poi raggiunto sto altro giocatore, scatta poi la fase del corteggiamento vero e proprio, come funziona con le famose carte test dell'amore. Come prima cosa, il giocatore a cui abbiamo chiesto di unirci insieme per vincere dovrà prendere le carte del proprio sesso, facciamo finta in questo caso che sia Nomo, mi sembra logico essendo io Omo, e dovrà scegliere nascostamente, anche qua per carità santa, non facciamo vedere le cose, tra la carta sì e la carta no, per stabilire se lui in primis ha una vaga idea di essere d'accordo o meno nel mettersi assieme a quell'altro giocatore. Che non crediate che l'altro possa dire sì, sono d'accordo, proviamo a vincere assieme. No. Può dire sì, sono già inizialmente d'accordo di metterci assieme. Quindi pensiamo di mettere questa cosa da parte. Torniamo dunque alle carte test dell'amore. Se ne pesca una e si risolve. In che modo? I giocatori la leggono e sui loro foglietti di carta nascosti delle balle dovranno segnare le risposte a tre semplici domande che hanno come risposte proprio sì oppure no. Ad esempio, credo nella felicità coniugale, sì o no? Nel campo dei rapporti sessuali non vi è nulla di proibito, no? Puoi anche farti un blocco di pietra di luserna davanti al mondo. La fedeltà è importante nel rapporto tra due persone, sì o no? Dopodiché si controllano le due risposte. Se tutte e tre coincidono, allora quei giocatori potranno considerarsi come una coppia e da lì diverse conseguenze. Altrimenti la cosa non sarà andata in porto. Se però il giocatore a cui abbiamo chiesto di unirci aveva risposto sì, questo vale come una sorta di sì bonus che può essere aggiunto a eventuali altre due risposte coincidenti giuste per fare il terzo sì e riuscire così a creare lo stesso l'unione. Prima però di passare all'unione, ovviamente andiamo a cercare se c'è qualcuna di queste carte particolarmente briosa, del tipo farei volentieri le mie vacanze in un campo nudisti, sì o no? Oppure, se mio partner mi ha occasionalmente tradito, ritengo giusto restituirgli la cortesia. Le virgolette più belle della storia, MB, non avete visto niente. Ogni tanto poi qualcosa cambia e non troviamo le domande, ma troviamo frasi singole a botta, tipo impegnati a rispondere il vero ad una mia domanda, e potete scegliere voi come far umiliare la persona che avete di fianco. Oppure espressioni molto più dirette, del tipo raccontami l'esperienza del tuo primo bacio. Non paghi, troviamo poi carte più piccantine, del tipo quelle che ti fanno dare un tuo indumento al giocatore se vuoi che si crei questa collaborazione. Oppure cose anche abbastanza strette, tipo fatti dare da me un bacio sulle labbra. Certo, se io gioco con un mio amico e dico aspetta, tu hai tutti i frammenti, quindi potrei fare lo schifoso e riuscire a cercare di attaccarmi a te per vincere assieme contro gli altri mentre io non ho assolutamente nulla. Mi sembra il buon atteggiamento da giocatore schifoso che tanto mi piace. Per farlo però mi devi limonare. Ma no!